Verdi, con il sostegno di Piave, naturalmente partendo da Dumas, con Traviata, credo che desiderasse presentarci uno spaccato molto drammatico della società ottocentesca. In realtà possiamo pensare che quest'opera è un sopruso nei confronti di un essere umano, che la società maschilista, una società basata sul capofamiglia, una società molto sensibile al discorso economico, raffigurata in questo caso nella figura di papà Germont, vieta a un essere umano la libertà di un riscatto. Ci troviamo quindi di fronte a un'opera estremamente cruda, a un'opera che permette il riscatto di Violetta attraverso il sacrificio, però. Il sacrificio che lei fa per una sconosciuta, perché la figlia di Germont che andrà a sposarsi è una totale sconosciuta per lei, la porta però da un punto di vista cristiano, da un punto di vista cattolico, se vogliamo dire, a intraprendere una strada di purificazione. Per cui la morte di Traviata viene dipinta da Verdi come una sorta di trasfigurazione, non è dipinta musicalmente in maniera drammatica. Questa Traviata si basa naturalmente sull'edizione del 54, quindi la seconda, ed è che è l'edizione corrente. C'è una particolarità proprio nella morte di Violetta, che Verdi aveva scritto per la prima edizione all'ottava più acuta, molto più in alto, diciamo, in una posizione molto 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 alta, estremamente rarefatta. Nella seconda versione queste stesse note sono state abbassate di un'ottava. Io ho scelto la prima perché secondo me dà più l'idea, in questo caso appunto, di estrema purezza. Il suono è così rarefatto, è così angelico lassù, che ci accompagna veramente assieme a Violetta a questa sorta di trasfigurazione, non dimenticandoci che anche altre eroine di Verdi muoiono nella stessa posizione musicale. Prendiamo per esempio Gilda, quando abbandona il padre nelle ultime note, noi abbiamo dei suoni estremamente acuti e rarefatti nell'orchestra. Dovranno passare ancora molti anni, ma la stessa Aida termina il duetto finale con Radamés e Aida nella tomba, prossimi alla morte, con Ocelli Azzurri, con l'orchestra, ancora i violini scritti all'acuto, estremamente all'acuto. Quindi forse è un cliché ed è un segno molto forte di Verdi di considerare l'orchestrazione in questo caso come elemento fortemente espressivo collegato a un fatto drammatico molto molto preciso. For me, actually, my love for opera rose when I saw, 12 years old, at home, the Zeffirelli movie, Vesta Resa Stratas and Domingo. And from that moment on, this character is grown into my heart and in my body, and I adore Violetta. I adore the classical side of Violetta, the fragility, but also the strength this woman has. She lives a life of a man in her time. So she is free, she's educated. Free, well, she gets money. It's her profession. But
like that, she's buying her freedom. The only thing which has not place in her life is love. Chernyakov, he puts another layer onto the story of, or on the character of Violetta. He does not show her fragility. You can hear it in the music, you can hear it in the voice, and you can hear it in what and how she's saying. But she's hiding it from everybody. She has no friends. She feels something inside her changes, and she feels that she can't. She, always the words and the melody of love rises up in her, and she says, "This can this really be love?" He shows this a little bit clearer by the character of Anina, who's with me on stage, with Violetta. So these two women of society having a nice discourse about love. But it always comes up in Violetta. But she tries to hide it because love is forbidden, and love is dangerous, and love can hurt. So that's why she has another protection wall around her, especially when she's with other people. It changes when she is with Germont. Then we see that, my God, I can't live without Alfredo. And she realizes there, and then you can see that she's really suffering, and at the end very well, either because she knows and she feels when Alfredo comes back to her and sings these lines who go up and then down, that he also sees no hope for surviving, or no hope for the love, and no hope for the future, and she realizes this very well. So it gets very dark, and it goes very far, far down. Yeah, it is an interesting journey, and it was very interesting to work with Dmitri Chernyakov on this role. You will see. The character of Alfredo Germont in opera of Giuseppe Verdi and libretto di Francesco Maria Piave is very, very interesting, because everybody's thinking it's just a lover. And in my opinion, the development what the character is doing during the whole opera is the most important and interesting thing, because he starts as a very young person, innocent, and going through the true love, and then ending really in a almost hell, we can say. And at the end of the opera, he's a very adult person. Dmitri Chernyakov's interpretation is a little bit different. In that case, that he tried to put this character of Alfredo and Violetta and all the people involved in the story as a kind of play. We are not all the time honest with Violetta, with Papa Germont, and we use some feelings of irony, of joking, not open the heart to the other people, not to be hurt. It's very, very, very delicate line between what we're doing on the stage for real and what we're doing as an irony in that moment. I'm looking forward really to have the response from the public, if
they understand what Dmitri Chernyakov wanted with this kind of interpretation. With the pasta story, it's really, really funny because when we started to create this particular scene, my aria in the second act, and I saw the bowl with the pasta inside, I said, okay, I'm home, because I am, you know, in my home, I'm doing pasta, I'm doing pizza, everything with pasta, what had to do with pasta, and I was really enjoying it. Что те, кто знает Травиату очень хорошо, для них это будет интересное узнавание неожиданного в знакомом сюжете. Но мы увели в тень или, может быть, даже отбросили в каком-то смысле, как второстепенные многие темы, которые традиционно в Травиате поднимаются, которые связаны с какими-то социальными невзгодами, моральными предрассудками, вопросами репутации, кто она, на что она имеет право и так далее. И все мы фокусируем в основном на теме, которая может быть необычной, на первый взгляд, в связи с этим сюжетом, потому что главное, про что мы хотим рассказывать, это про трех наших главных действующих лиц и про их взаимоотношения с чувством любви. Как мы представляем, что это такое за понятие? Верим ли мы в него? Испытываем ли мы страх? Готовы ли мы поверить в то, что другой человек как раз тот человек, которому мы можем открыться, не испытывая никакого страха, новой боли, новой обиды, новой зависимости? Или мы защищены от такой слабости и такого поражения, и удобнее нам верить в то, что это чувство только является романтической картинкой, а его нет в нашей жизни. Но вообще я не пытаюсь сказать об этом как о всеобъемлющей проблеме, касающейся всех, потому что есть люди, которые как бы по-другому с этим взаимодействуют. Наверное, так как человек стал гораздо усложненнее, чем он был раньше, изощреннее, скрытнее. Эта проблема просто встает среди очень многих людей, больше, чем в старые времена. Но я стараюсь найти такой способ рассказа, при котором мы бы каким-то образом бы въехали внутрь происходящего, даже находясь на дистанции. Найти какой-то театральный язык. Конечно, театр – дело зыбкое, и очень сложно, не имея камеры и не имея зафиксированности того, что происходит, повторяемости, гарантированной повторяемости каждый день, обеспечить это. Но я думаю, что какой-то успех, какая-то удача в осуществлении этой затеи у нас будет, потому что мы невероятно приблизили декорацию, может быть, первый раз в театре Ла Скала это так выглядит, к публике здесь. Она стоит практически в зрительном зале. И она так сфокусирована, что все, что на ней происходит, каким-то образом втягивает наше внимание в происходящее. Что, конечно, мы покажем зрителю, в общем-то, законченный и выстроенный, и в каком-то смысле эстетически завершенный продукт. Я думаю, его просто даже разглядывать будет даже некое удовольствие.
L'evento della prima della Scala per noi è sicuramente uno dei più importanti nell'anno. Caratterizza, direi, proprio il nostro lavoro come servizio pubblico. L'evento è iniziato già da alcuni mesi, direi, perché è una cosa veramente, anche dal punto di vista della Scala, del teatro, è qualcosa di veramente impressionante, della macchina che si mette in moto intorno a questo fatto. E da parte nostra naturalmente c'è da trovare l'armonia con loro, per trovare l'armonia fra i fatti teatrali dell'opera e il racconto televisivo. Credo che non esistano due linguaggi più differenti, almeno in termini teorici, del teatro e della televisione. Così come il teatro spazia in metrature enormi e con una marea di persone che addirittura riempiono il palcoscenico e a volte rischiano di essere più numerosi di quanto sono gli spettatori in platea, così la RAI si richiude dentro la propria televisione e in quella scatola magica riesce a riportare tutta quella che per noi è la magia del palcoscenico. Lavorare con la televisione è diventato per noi progressivamente un momento di fusione, di unione. La sinergia tra i due mezzi espressivi ci permette di lavorare quasi sempre in diretta. Questo è fondamentale perché vuol dire che tutto quello che viene espresso all'interno delle prove, quello che viene maturato all'interno di un percorso che il regista e il direttore d'orchestra eseguono durante tutto il periodo di prove, viene in realtà riportato dalla televisione che lo fa proprio, arrivando alla realizzazione del prodotto finito, che non è una mera memoria del teatro, ma è una vera e propria rielaborazione registica di quella che è un'idea fondamentalmente iniziale da parte del regista teatrale. Thank you.
Io sono arrivato alla Scala nel 2005, quindi 9 anni fa, e devo dire che mi sono un po' stupito di questa relazione tra la RAI e la Scala, che è una storia, adesso una vecchia storia, no? Nel senso che ho trovato ovviamente la presenza della RAI attraverso la programmazione, sia per la lirica che sia per il balletto e anche i concerti, come il concerto di Natale, è una relazione molto forte, perché è un impegno a un momento o dove in Europa tanti paesi sono, diciamo, pronti a un po' diminuire o anche a lasciare finalmente il loro missione di servizio pubblico, la RAI attraverso la Scala, attraverso questo accordo che abbiamo, anzi conferma la sua volontà e fare per esempio il 7 dicembre in prima e in diretta alla televisione. Per me è una cosa molto positiva, anche le novità che si decide per il futuro, per la RAI 5 per esempio, che sono chiaramente una volontà di mettere la cultura e l'arte in primo luogo. Fredo, mi seguirei. Che la RAI è la prima azienda culturale del paese, direi che la Scala è la seconda, quindi questo connubio è particolarmente sentito. Poi qui a Milano è veramente un evento importante, per noi del centro di produzione, diciamo, è qualcosa che diventa addirittura un fatto affettivo, una cosa che ci lega al cuore della città. E tutti i dipendenti, devo dire, tutti gli addetti, tutte le persone che lavorano a questo evento, trovo che lo facciano più per passione che per lavoro, per una questione proprio sentimentale addirittura. C'è una specie di attesa, c'è un'attesa come di un evento, di una festa familiare. Signori, terzo segnale, 5 minuti all'inizio della prova, ultima chiamata.